I due progetti a cui ci stiamo dedicando da anni, l'allestimento dell'antico porto di Teodorico in area archeologica e il museo di classe nell'ex zuccherificio, sono entrati nella fase conclusiva del loro percorso. Per l'area archeologica è stata conclusa la fase del restauro del deposito archeologico. Confidiamo di aprire l'area archeologica al pubblico rendendola leggibile attraverso i percorsi di allestimento, ma anche l'utilizzo delle moderne tecnologie a metà del 2015. Per il museo di classe invece sono molto avanti i lavori sulle strutture murarie che si concluderanno per la parte espositiva quest'anno, mentre i lavori di allestimento del parco esterno al museo verranno realizzati nel 2015, anno nel quale, mentre si sistema l'esterno del museo, noi realizzeremo l'allestimento interno. Il museo di classe è anche questo un museo che stiamo concependo in maniera innovativa. È una sorta di viaggio nella storia più antica della nostra città, anche qui attraverso reperti eccellenti, ma anche attraverso apparati didattici innovativi, attraverso l'utilizzo delle moderne tecnologie, il tutto leggendo la storia attraverso le eccellenze, ma anche e soprattutto attraverso la vita quotidiana delle persone. Ed una delle chiavi straordinarie di questo nostro museo, che guarda l'antico ma parla anche della contemporaneità, sarà la multietnicità.